Seine Thesen zur Corona-Pandemie haben kürzlich für viel Trouble gesorgt. Giorgio Agamben, Italiener, einer der renommiertesten Philosophen der Welt. Und sein Land, Italien, hat es besonders hart getroffen. Eigentlich gibt er nicht so gerne Interviews, aber für uns hat er eine Ausnahme gemacht, weil, wie er sagt, es die Situation erfordert und weil er eine andere Meinung hat zu Masken, Abstand und Solidarität. Adesso non voglio condannare qualunque forma di solidarietà che viene espressa, però certo, come dire, se la si guarda più in una prospettiva più ampia, e mi sembra che appunto tutto il modello che ci viene presentato è un modello di distanza, di separazione, di sospetto, non di solidarietà. Tutto sembra smentire l'idea di una vera e propria solidarietà. Eine provokative Sicht der Dinge, typisch für Giorgio Agamben. Der 78-jährige Starphilosoph geriet zu Beginn der Pandemie in die Kritik. Kontaktsperren lehnte er ab und sprach in Bezug auf das Virus lapidar von einem nicht näher zu bestimmenden Risiko. Er kritisierte, dass Menschen alleine sterben müssten, die Toten entsorgt würden, statt würdevoll bestattet zu werden. Nun meldet er sich wieder zu Wort. Unseren Umgang mit der Pandemie hält er für gefährlich. Credo che noi assistiamo alla fine di un'epoca. L'epoca delle democrazie borghesi con le loro costituzioni, con i loro parlamenti, i loro diritti, la divisione dei poteri e del resto quei paradigmi di governo di cui dicevo prima erano già da tempo in Italia entrati in una durevole crisi. Già da tempo in Italia i governi emettevano decreti legge invece del Parlamento, cioè la funzione legislativa era esercitata dai governi, come del resto avviene anche ora, e non dai Parlamenti. Der Ausnahmezustand macht's möglich. Durch das Aussetzen des Prinzips Gewaltenteilung, sagt Agamben, versuche Politik ihre Interessen durchzusetzen. Verschwörungstheoretiker griffen seine Thesen auf, wollten ihn für sich vereinnahmen. Dabei ist er hoch angesehen, gilt als einer der wichtigsten Denker unserer Zeit. Der junge Giorgio Agamben 1964 in einem Film von Pier Paolo Pasolini. Der war ein Bekannter von ihm. Genau wie Hannah Arendt und Martin Heidegger. In seinem Denken orientierte Agamben sich nie an den Koordinaten rechts und links. Später suchte er die Freundschaft zu den Franzosen Michel Foucault und Guy Debord. Der Ausnahmezustand ist sein großes Thema. Lo stato di emergenza, naturalmente, è il meccanismo, la storia mi pare ci insegna che lo stato di eccezione è il meccanismo attraverso il quale le democrazie possono scivolare in totalitarismo. Lei come cittadina tedesca ricorderà forse che la prima cosa che Hitler fa quando sale al potere nel 1933 è di dichiarare uno stato di eccezione. Die italienische Regierung hat den Corona-Notstand gerade bis Oktober verlängert. Aber muss man deshalb den Vergleich mit der NS-Zeit bemühen? Schließlich sind allein in Italien bisher rund 35.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Wie das Virus anders stoppen? Ripeto, non essendo virologo e medico, non posso esprimere alcun giudizio sul virus e sulla malattia. Però quello che rientra invece nelle mie competenze specifiche come filosofo e epistemologo è valutare il modo in cui vengono forniti dal governo e dai media i dati concernenti l'epidemia. Agamben stellt Fragen, zum Beispiel ob körperliche Gesundheit wirklich alles ist, ob Menschsein auf das nackte Leben, auf den Körper zu reduzieren ist. In seinem Buchprojekt Homo Sacer schreibt er darüber. Gerade ist der letzte Band, Der Gebrauch der Körper, auf Deutsch erschienen. Agamben lässt uns darüber nachdenken, ob aus Angst um das nackte Leben autoritäre Systeme salonfähig werden. Infatti è stupefacente che oggi spesso si dica che per affrontare l'epidemia una forma di governo come quella cinese è più adatta. Questi sono degli irresponsabili quelli che parlano così, no? Perché la Cina è una forma di governo totalitaria in cui ci sono ancora gli schiavi nei campi, no? Veramente l'irresponsabilità della gente è incredibile. Però appunto la democrazia è la forma più fragile, quindi nulla è più facile che per una democrazia di scivolare. Ist es also am Ende solidarischer, höhere Infektionszahlen in Kauf zu nehmen, um Demokratie zu sichern? Das wäre dann ja die Konsequenz.
Den sorglosen und ausgelassenen kommen solche Argumente gerade recht. L'altro uomo appare in una dimensione di sospetto. E poi l'ultima cosa, la mascherina, le maschere, no? Che cosa si può avere appunto con un altro di cui non vediamo più il volto? Ecco, quindi se si fa attenzione a questi fatti e non ai vaghi discorsi sulla solidarietà, mi sembra che tutto fa pensare che la società che si vuole instaurare è una società fondata non sull'amore, sulla solidarietà, ma sulla distanza, sulla separazione, sul sospetto, forse anche sull'odio.